Accademici, professionisti, operatori del settore e studenti universitari si sono dati appuntamento a Castel di Sangro fino al prossimo 27 luglio per esplorare innovative metodologie e strategie per la tutela e la fruizione dei centri storici. Si tratta di un workshop internazionale patrocinato dal Ministero della Cultura, la Provincia dell'Aquila, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, con la partecipazione di università italiane ed estere. Abbiamo organizzato questo workshop internazionale a Castel di Sangro, vista la disponibilità del Museo Civico Fidenate che ci ospita, e del Comune di Castel di Sangro e di Scontrone, che hanno offerto ospitalità per i docenti e studenti. Saremo qui una settimana, abbiamo 7 università internazionali, Malaga, Kadir Has di Istanbul, Firenze, Roma, Sapienza, Pescara, Chieti, Abdullah Gül di Kayseri in Turchia. Quindi studenti di vari paesi, Turchia, Grecia, Spagna, Italia. Saremo qui una settimana a studiare e rilevare con un laser scanner il monastero e fare delle proposte progettuali per la valorizzazione di questo contesto meraviglioso, soprattutto la parte verde, quindi gli spazi antistanti e retrostanti il monastero, dove è prevista la realizzazione di un orto botanico in futuro, che potrebbe essere un elemento di grande attrazione turistica per il futuro. Questo è quello che devono fare le università del territorio che sono legate alla regione Abruzzo. Queste sono le nostre problematiche, le aree interne, dobbiamo battere su questo. E quindi lo ripeto con fermezza, grazie ancora, grazie per averci dato questa opportunità di ospitare un workshop così importante internazionale all'interno del nostro museo. Abbiamo bisogno di queste realtà e di queste attività. È fondamentale perché per lo slancio che il nostro territorio può dare, visto l'elevato numero di contenuti sotto il profilo paesaggistico, architettonico di cui dispone. 30 gli studenti partecipanti che saranno ospitati nella struttura polivalente comunale di Scontrone, mentre oltre 15 tra professori e tutor saranno accolti nelle strutture ricettive di Castel di Sangro. Il 26 luglio la presentazione dei lavori svolti, seguiti da una serata musicale al museo, un evento aperto al pubblico e rivolto a chiunque sia interessato al futuro dei centri storici, alla tutela del patrimonio e alle nuove tecnologie applicate alla valorizzazione dei beni culturali. Una giornata importante anche perché è un tema di attualità. Oggi anche il Parlamento è impegnato per la riforma del testo unico sulla montagna, quindi sono occasioni che anche per noi importanti, perché attraverso queste iniziative possiamo assumere concetti, spunti, stimoli da riversare all'attività parlamentare, al dibattito in generale che vi è sul punto, affinché insomma si ridetermini una normativa adeguata per quelle che sono le sfide legate alla montagna. È stata una delle prime azioni da noi svolte, quelle di siglare accordi.